85esimo notiziario di informazione settimanale, benvenuti sul nostro canale Twins News, edizione del 6 aprile 2016. Salvezza vicinissima per la Eco Elpidiense Stella Porto Sant'Elpidio nel campionato di Serie B che domenica 3 aprile sul parquet amico torna al successo dopo quasi 3 mesi e lo fa piegando vasto con il punteggio di 60-59. Diciamo che c'è soddisfazione perché abbiamo vinto, partita stupenda, non l'abbiamo fatta, però diciamo così, quando si vince di un punto la gioia è doppia. Oggi è una partita fondamentale perché era lo scontro diretto con Vasto, non abbiamo ancora il risultato finale di Valmontone, ma se dovesse perdere anche Valmontone saremmo matematicamente salvi. Perché in questo Comunque momento, scusa, come stiamo messi col a mondo? 25 secondi dalla fine, più uno Valmontone con Sansevero. Oggi abbiamo raggiunto la salvezza al 99,9%. Vittoria non affatto semplice per i biancoazzurri, responsabili un blackout totale nel terzo periodo per i padroni di casa che permettono agli abruzzesi di mettere la testa avanti dopo 2 quarti interamente dominati con un vantaggio in doppia cifra. Sì, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, tenendo conto che siamo venuti qui senza Tracchi, che è la nostra guida, e anche senza Cordici, un altro lungo, ci avrebbe fatto comodo. Quindi i ragazzi hanno dato il massimo, come dobbiamo fare in tutte le partite che ci aspettano da qui alla fine. Sapevamo che per Porto Sant'Elpidio questa è una partita fondamentale, perché voleva dire salvezza una volta vinta. E poi, quando perdi di un punto sono gli episodi a fare la differenza, il tiro poteva entrare o meno, ma comunque ecco, devo fare soltanto i complimenti ai miei ragazzi. Ultimi 10 minuti di lancette caratterizzati da una testa a testa tra le due squadre con un finale di partita incredibile, ma soprattutto incandescente che alla fine fa esplodere il Palace di Via Ungheria regalando alla Eco Elpidiense un successo che significa quasi aritmicamente salvezza. Eh beh, era ora e soprattutto è arrivato nel momento più opportuno perché avevamo assolutamente bisogno di questa vittoria. Poi qui a Sant'Elpidio quest'anno la vittoria ha un po' latitato, perciò ecco, diciamo una vittoria importantissima che ancora non ci dà la matematica salvezza, però certo ci dà un pochino più di tranquillità e sicuramente adesso noi abbiamo ancora qualche problemino, però sicuramente qualcuno ne ha molti molti più di noi. Speriamo che non siano le ultime parole famose, però stasera è stata una vittoria importantissima. Oggi forse è peggio stare in panchina che stare, insomma, che non giocare, insomma, è una cosa. Però fortunatamente oggi abbiamo vinto, quindi posso dire di aver portato fortuna, almeno questo. Adesso ce n'è un'altra da vincere per forza, perché come avete ben saputo Valmontone ha vinto contro Sansevero. Quindi ci complica un po' le cose, però noi dobbiamo fare il nostro campionato, dobbiamo guardare in casa nostra, abbiamo altre 3 partite, la prossima a Senigallia, e dobbiamo assolutamente vincere per poi raggiungere i nostri obiettivi, ecco. Prossimo appuntamento per la Eco Elpidiense Stella, domenica 10 aprile a Senigallia, per un classico del basket marchigiano e con 2 punti stavolta sarà davvero salvezza per la squadra di Porto Sant'Elpidio, mentre Vasto accoglierà Bisceglie. Diciamo che questa l'abbiamo vinta solamente col cuore, perché negli ultimi minuti, nell'ultimo tempo abbiamo fatto di tutto veramente per perderla, però ci abbiamo messo energia, ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo voglia. Purtroppo in questo momento questi siamo, facciamo fatica ad allenarci, siamo pochi e le energie sono sempre meno, e quindi cerchiamo con quello che abbiamo di produrre il massimo, mettendoci sicuramente difesa, rimbalzi, voglia. L'importante di questa partita era vincerla. Era solamente vincerla, così è ancora più bello perché abbiamo sfatato un po' il tabù delle partite casalinghe e forse ci hanno ridato anche i 2 punti persi immeritatamente con Falconara, quindi doppiamente contenti. Vediamo ora i risultati agli altri campi del girone D. Basket Ortona, Pallacanestro Pescara 72-78, New Basket Mola di Bari, Basket Taranto 82-86, Campli Basket, Pallacanestro Senigallia 92-63.
Sandretto Falconara, poderosa a Montegranaro, 79 a 77. Ambrosia Bisceglie, basket Martina Franca, 69 a 70. Giulianova Basket, nuova pallacanestro Monteroni, 74 a 79. Virtus Valmontone, basket San Severo, 80 a 78. Troppo forte la Virtus Civitanova Marche che sabato 2 aprile travolge con il punteggio di 96 a 63 la Siva Virtus Porto San Giorgio nell'ottavo turno della fase orologio del campionato di Serie C Silver. Ha vinto nettamente, ma soprattutto meritatamente, la squadra di casa che ha dominato in tutti i lati del campo per l'intera durata dell'incontro. Non c'è stata mai partita per i sangiorgesi, che sono apparsi subito poco concentrati e non troppe individualità, poco utile al gioco di squadra. Prossimo appuntamento per Porto San Giorgio, domenica 10 aprile, quando ospiteranno Loreto Pesaro, mentre Civitanova si recherà a Pesaro per affrontare il Pisaurum. Questo è quanto accaduto sugli altri campi. Basket Tolentino, pallacanestro Pedaso, 73 a 64. Il campetto Ancona, Ascoli Basket, 60 a 64. Bramante Pesaro, Pisaurum Pesaro, 62 a 69. Nuova Basket Fossombrone, Vigor Matelica, 64 a 55. Stamura Ancona, Basket Giovane Pesaro, 72 a 52. Pallacanestro Urbania, Porto San Giorgio Basket, 77 a 55. Loreto Pesaro, Pallacanestro Recanati, 73 a 67. Robur Ossimo, Cestistica Ascoli, 108 a 70. Pallacanestro Fermignano, Janus Fabriano, 60 a 70. Conclusa la regular season per la Sagrada Basket Porto Potenza nel campionato di promozione che giovedì 31 marzo torna trionfante dalla palestra comunale di Monteurano dopo aver sconfitto la squadra di casa con il punteggio di 42 a 73. Match senza pressioni con entrambe le squadre che non hanno nulla da chiedere, ma con una prestazione dei biancorossi tutt'altro che banale. Concentrati fin dalla palla a due, agguerriti in difesa e organizzati in attacco, la squadra di Porto Potenza parte a razzo con il primo quarto che chiude già virtualmente l'incontro. Prossimo appuntamento per la Sacrata tra circa una settimana, quando la squadra di Porto Potenza affronterà Osimo, arrivato ultimo nel girone C. Questi sono i risultati dell'ultima giornata delle altre squadre di girone D. Il Picchio Civitanova, Storm Abique Ascoli 70 a 41, Fortitudo Grotta a Mare, Mini Basket La Foca 78 a 62, Ascoli Towers, Pallacanestro Porto Sant'Elpidio 2014 75 a 50, Falerienze Basket La Tela Campo Filone 74 a 59. Il TG Twins Solo Basket termina qui. Potete seguirci sulla nostra pagina di Facebook, Twitter, Google e sul canale di YouTube cercandoci con il nome Twin Sebastiani. Grazie a tutti per averci seguito.